Amici di Spazio J, ben ritrovati. Una buona giornata a tutti quanti. Si entra nella fase calda del calciomercato. La Juventus si muove, la Juventus programma, la Juventus deve incontrare Massimiliano Allegri per fare il punto della situazione sul mercato. Sono tanti, tantissimi nomi in ballo e ci sono soprattutto tanti, tanti intrecci di calciomercato perché c'è un obiettivo che può essere quello di Hakan Çalhanoğlu del Milan, che si libererà a zero a breve dai rossoneri. Ricordiamo, il turco non ha accettato ancora l'offerta da parte del diavolo di 4 milioni netti a stagione, quindi si guarda attorno a offerte dal Qatar, anche dalla Premier, e la Juventus segue con interesse la situazione dell'ex Bayer Leverkusen, Çalhanoğlu, ma non solo per il centrocampo, sono tanti, tanti i nomi in ballo, piace e non poco il profilo di Locatelli del Sassuolo, Locatelli che molto probabilmente lascerà i neroverdi dopo l'addio di Roberto De Zerbi, un Locatelli che andrebbe anche a ringiovanire il centrocampo bianconero, un Locatelli che verrebbe preso come perno anche e soprattutto per il futuro. La trattativa non è delle più semplici perché ci sono molte pretendenti, anche tante big europee sul talento azzurro, ma la Juventus lo segue da molte molte stagioni. Poi attenzione al nome di Rodrigo De Paul che è sul taccuino dell'Atletico Madrid, che ha già offerto una contropartita tecnica di 20 milioni all'Udinese, offerta però rispedita al mittente. Attenzione, attenzione al Milan anche in questo caso, perché i rossoneri, qualora dovessero abbandonare definitivamente l'idea di rinnovo da parte di Hakan Çalhanoğlu, andrebbero di forza sul fantasista e sul leader tecnico, questo grande tuttocampista che quest'anno ha dimostrato, oltre alle solite doti tecniche, anche una crescita mentale non indifferente. Ed ecco che la Juventus segue con molto interesse il suo profilo. Per quanto riguarda il centrocampo, occhio anche alle uscite, perché Ramsey, ricordiamo, 7,5 milioni a stagione, potrebbe lasciare la causa bianconera. Attenzione anche alle manovre in attacco, perché se Paulo Dybala con Massimiliano Allegri dovrebbe tornare al centro del progetto, differente il discorso per Cristiano Ronaldo. Cristiano che si guarda attorno e ha l'interesse della sua ex squadra, il Real Madrid. Attenzione al Manchester United, che ha la carta Pogba a proposito di centrocampo e a proposito di intrecci, ma soprattutto attenzione anche al Paris Saint-Germain, che non è riuscito quest'anno nemmeno a vincere la Champions e potrebbe rinforzare ulteriormente la propria rosa a disposizione di Pochettino, anche se Pochettino non è ancora sicuro della conferma. Si sta trattando Hakimi, i parigini stanno trattando Hakimi. E attenzione al gran colpo CR7, sarà lui a dire l'ultima sul suo futuro, anche se Massimiliano Allegri ha sempre fatto capire che Cristiano Ronaldo non è imprescindibile. A proposito di attacco, la Juventus ha deciso di confermare la propria fiducia ad Alvaro Morata che quindi torna al centro del progetto come lo è stato negli anni di Allegri già sulla panchina della Juventus, un Alvaro Morata che quindi rimane alla Juventus dall'Atletico Madrid. Attenzione però anche agli investimenti, perché qualora CR7 dovesse lasciare, ecco che si potrebbero aprire le porte di un ritorno innanzitutto di Ken, che interessa non poco a Massimiliano Allegri. Ricordiamo che Ken è un suo pupillo, ma chiaramente attenzione ai colpi di sorpresa, anche perché qualora dovesse abbandonare il fenomeno portoghese, la Juventus dovrebbe fare un investimento comunque importante. Capitolo Donnarumma in porta. Ecco, si è un po' raffreddata la pista che porta Gianluigi Donnarumma, perché c'è il Barcellona che deve però prima cedere Ter Stegen, c'è sempre il problema interno. Szczęsny che guadagna 7 milioni a stagione, la Juventus vorrebbe cederlo per poter prendere il portiere del Milan, quasi l'ex portiere del Milan, anche perché con Raiola i rapporti bianconeri sono ottimi, ma attenzione, come dicevamo, alle piste estero, anche perché Donnarumma è uno che fa gola a parecchi club importanti, soprattutto a tutte le big europee. La Juventus che vorrebbe mettere a posto il futuro della propria porta. Attenzione anche però al possibile rinnovo di Giorgio Chiellini per quanto concerne il pacchetto arretrato. Chiellini che potrebbe essere il leader, soprattutto dopo l'addio di Gianluigi Buffon, dello spogliatoio bianconero, una richiesta di Massimiliano Allegri, il neotecnico bianconero tornato dopo soli 2 anni sulla panchina bianconera. Attenzione, attenzione a Giorgio Chiellini, attenzione però anche alle possibili manovre per i terzini, perché Alessandro dovrebbe rimanere alla Juventus, si ripartirà da Cuadrado, chiaramente punto fermo dello scacchiere tattico di Max. Poi ci sarà da vedere come si muoverà la Juventus, soprattutto dopo l'addio di Fabio Paratici, chi
arriverà come direttore generale, c'è il nome di Maurizio Arrivabene, attenzione anche ad altre piste a sorpresa. Si è parlato anche di Carnevali del Sassuolo, che è un profilo che interessa e non poco ad Agnelli, ma la Juventus ci ha abituato ad avere sempre l'asso nella manica, anche per quanto riguarda il calciomercato, anche per quanto riguarda sotto i nomi a sorpresa, come è stato con McKennie la passata stagione. Attenzione ai nomi che non sono ancora usciti. Intanto anche le altre big italiane, come dicevamo, si muovono sul mercato, soprattutto il Milan è molto attivo, sta per chiudere il colpo Giroud, e c'è ed è forte la concorrenza su Rodrigo De Paul. Attenzione anche all'Inter, che sta valutando il nome, il big da cedere, dicevamo di Hakimi al Paris Saint Germain. La trattativa sembra essere ben avviata, sulla base di 60 milioni, anche se i nerazzurri ne vorrebbero di più. La Juventus in questo momento invece è un po' affari spenti, ma il futuro è chiaro, il futuro è chiaro, perché Allegri ha più volte detto e ribadito che si ripartirà da Chiesa e da Kulusevski. Dybala, questione Dybala più delicata, perché l'abbiamo detto, il contratto della Hoya è in scadenza nel 2022, ma attenzione anche qui alle sorprese, perché Dybala ha reso tanto e bene con Massimiliano Allegri. Chiaramente deve rinnovare il suo contratto, la cifra chiesta alla Juventus è molto importante, circa 10 milioni di euro più bonus, quindi un ingaggio molto molto importante. E anche qui la Juventus dovrà fare delle valutazioni, perché c'è l'ingaggio di Cristiano Ronaldo, che pesa 58 milioni lordi a stagione sulle casse bianconere. Attenzione anche al capitolo, come dicevamo, Donnarumma, perché Donnarumma chiede un contratto di più anni, almeno 10 milioni a stagione, quindi la Juventus che dovrà fare bene i conti prima di investire soldi importanti. CR7 darebbe aria e darebbe spazio a più investimenti, ma anche qui, qualora dovesse esserci uno scambio con Pogba, se ne è parlato nelle settimane scorse, Pogba è uno dei nomi forti da qualche stagione in orbita Juventus, un grande ritorno di Paul a Torino, ma anche Pogba ha uno stipendio molto alto, è gestito da Mino Raiola, che come sappiamo è il mago, è colui che muove i fili del calciomercato, e sicuramente ci saranno tante tante operazioni. Un calciomercato che è stato subito entrato subito nella fase calda, con lo scossone Gigio Donnarumma. Ce ne aspettiamo altri, e quello più importante arriverà proprio dalla sponda bianconera, perché Cristiano Ronaldo, come ho detto prima, avrà l'ultima parola, ma attenzione anche qui alle sorprese, non è detto che CR7 vada via. Il fenomeno portoghese è concentrato sull'europeo, deciderà il proprio futuro a breve, così come tanti altri calciatori, lo stesso Romelu Lukaku, che pare abbia avuto un'offerta molto molto importante dal Chelsea, campione d'Europa. Cristiano Ronaldo, nonostante le critiche, nonostante la stagione opaca, a livello di numeri non è mancato forse nei big match, è mancato con il Porto in Champions sia l'andata che il ritorno, è mancato in alcuni particolari assolutamente, però i numeri di CR7, i suoi numeri, i 36 gol messi a referto, realizzati in 44 partite in stagione, dicono tanto, non tutto. Però la Juventus dovrà prendere a brevissimo una decisione di quelle forti, dopo aver realizzato il capolavoro di portarlo in Italia. Potrebbe essersi chiusa già l'avventura tricolore di Cristiano Ronaldo. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti, fateci sapere chi vorreste alla Juventus, da Locatelli, Pogba, De Paul. Si potrebbe aprire anche la pista Mkhitaryan, pare che Raiola si stia muovendo anche in questo ambito. Attenzione quindi, come vi dicevo, alle sorprese. Fateci sapere chi volete alla Juventus e soprattutto fateci sapere anche cosa ne pensate di Cristiano Ronaldo. Deve rimanere o deve andare via? Un saluto.